Ed eccoci qua ragazzi, finalmente ECMA 2022, oggi primo giorno, giovedì, e sarò qua per 3 giorni, come vi ho anticipato, farò giovedì, venerdì e sabato, e niente, se ci becchiamo bene, speriamo di beccarvi, e niente, adesso si entra per vedere tutte le novità, per fare nuove collaboration ragazzi, e a dopo. Ed eccoci ragazzi, primo stand Moto Guzzi, adesso che non c'è nessuno, Moto Guzzi e anche Aprilia qua, V85TT, ottimo. Qua abbiamo la nuova V100 e qua forse un'anticipazione per qualche anno a venire magari, ovvero la Stelvio. Queste saranno le nuove gomme, credo, nuove ruote, nuovi cerchi della Stelvio. Aspettiamo con veemenza. 200. 200 aeronautica, ragazzi. Marina, anzi. Questa. V85TT. Rally. V9 Bobber. Arriviamo allo stand Aprilia con la Touareg, vi lascerò il link in descrizione per andare a vedere la prova che ho fatto, moto secondo me molto valida, bellissima, a me il giallo mi fa impazzire ragazzi. Ecco qua un concept molto interessante della Brixton, la Store 500. Vediamo un po', bello schermo TFT, interessante, interiore, sembra molto la Husqvarna Norder. Anche Giulia vi dice? Iscrivetevi al canale. Anche la seconda Giulia vi dice? Ragazzi, iscrivetevi al canale. Ragazzi, stand Kawasaki. Novità importanti direi che non ci sono. Qua abbiamo le solite Versys 1650 e basta. Anche Greta e Arianna vi dicono iscriviti al canale, il motociclista solitario. Eccoci qua, stand Honda ragazzi, qua Africa Twin sempre il top. E adesso andiamo a vedere la nuova Transalp. Transalp, eccolo qua ragazzi, davvero bellissima Transalp, questa con la vecchia. Eccola qua, Desert X, vero bellissima. Andiamo a vedere il nuovo Caballero 700 ragazzi. Motore Yamaha. Bellissima. Qua la moto GP di Valentino, cioè della scuderia di Valentino Rossi. Spettacolo, Ducati, team di Valentino Rossi. Eccolo lo stand Triumph ragazzi, Tiger 900 Rally Pro ragazzi, ah che bella. Adesso ragazzi andiamo a vedere se riusciamo a vedere qualcosa qua allo stand Suzuki.
che finalmente arriva con delle belle novità, ragazzi, e andiamo subito a vederle. Eccola ragazzi, la novità V-Strom 800, bellissima, cerchio da 21, cioè a me il colore giallo qua piace un sacco, sembra una signora moto. Ragazzi, mettete like al video se volete un test prova appena esce. Guarda che bella configurazione racing. Eccoci ragazzi, secondo giorno di ECMA, secondo. Oggi accompagnato con il nostro Mirko di Giramoto. Ciao. Iscrivetevi anche al suo. Ovvio, è gratis. A voi non costa nulla, ma a noi è una cosa positiva, è un incoraggiamento a continuare a produrre video. Qua almeno subito, bam, Suzuki. Ragazzi, così almeno oggi un po' meno di gente e si vede qualcosa di buono e di bello. Questa V-Strom 800 l'ho fatta vedere anche ieri, ma oggi la vediamo un po' più bello. Comodo fisco. Posizione di guida perfetta. Manubrio un po' piccolo, un po' stretto, però ci sta. Bello il serbatoio. Bello. Bello, bello. Peccato è ancora nel 2022, anzi diciamo 2023, ancora con la chiave, senza il keyless. Peccato. A me la chiave piace, ragazzi. Allora, TRK 800 ragazzi e TRK 702. Da uno all'altro cambiano 50 cc di differenza. Che cacchio li stanno facendo? E vedremo quest'anno queste moto in vendita. Boh. Anche Erika vi dice di iscrivervi al canale. Nuovo concept Vodge Valico 900 DS, motore derivato BMW, comoda, bene. Nuova Tracer 9 GT Pro Plus perché c'ha questo pirulino qua che è il radar per avere il cruise control attivo. Eccoci ragazzi, terzo giorno di EICMA, oggi non ci facciamo mancare niente. Oggi qua con Diego, dov'è? Diego. Quindi si parte sempre dallo stand Suzuki come ieri, visto che è già qua. Ragazzi, da sopra V-Strom 650 e 800. Sarà la prossima moto del motociclista solitario? Chi lo sa. Comunque, bellissima. Io, se arriva a un prezzo tra i 10 e gli 11, per me sarà una moto best seller. Venite a vederla, venite a provarla. Anche Alessia vi dice iscrivetevi al canale. Resta la regina della categoria. Attentatore di sterzo, schermo pure piogge che hai. Anche Giulia vi dice iscrivetevi al canale. Oggi ragazzi, comunque delirio, c'è un sacco di gente, soprattutto sui brand affermati. Guardate,
Quanta gente, ragazzi. E domani meritato riposo a casa, dopo 3 giorni di EICMA. Ok ragazzi, chiudiamo qui il video della 3 giorni di EICMA. Interessanti novità, molti dubbi e domande. Ad esempio, molti dubbi mi restano sulla Benelli. Diego sarà d'accordo. Un po' tanti. Diciamo pollice in su per Suzuki, che con la Bustrom 800 sicuramente porta delle grandi novità, e comunque col motore 800, visto che uscirà anche la Naked 800. E più questa bellissima Transalp, che davvero ci ha emozionato. Semplice ma bella. Quindi ragazzi, come vanno ricordato tutte le ragazze che ringrazio, iscrivetevi al canale, un bel pollice in su e alla prossima. Ciao ciao.